Allora, ti dicono, ma se proprio non dovesse andare bene, se dovesse succedere comunque qualcosa di particolare, di strano, che alla fine... Ma l'Inter ha un piano B, o comunque si può già immaginare chi potrebbe essere quello al posto di Lukaku. Noi immaginiamoci Lukaku, ed è bello immaginarsi Lukaku, e probabilmente sarà così, chi lo sa, vediamo. Ma nel caso Balogun o un altro al posto di Balogun, secondo te chi può essere quel nome che fa pensare all'Inter che può effettivamente andare bene al posto di Lukaku? E soprattutto, e un'altra è Gosens a 14 milioni, ci possiamo essere davvero? Ci vuole qualcosa in più per Gosens, secondo me. 14 ancora non bastano, però il Wolfsburg c'è, ci sono anche altre squadre. L'Inter sperava di poter sbloccare la situazione col Barmouth dal punto di vista del giocatore, perché Inter e Barmouth erano molto vicine sul prezzo del giocatore. Poi è stato il ragazzo che continua a preferire la Germania, chiaramente, anche essendoci gli europei l'anno prossimo, quindi al momento ancora non c'è via libera. Serve uno sforzo in più, però sicuramente ci si sta avvicinando su Gosens e io continuo a pensare che poi l'Inter andrà forte su Carlos Augusto, se non si serviranno altri club, rimane lui l'obiettivo per sostituire Gosens una volta completata quell'operazione. Per risponderti sull'attaccante, sono sicuro che l'Inter abbia un piano B, ma direi che è anche abbastanza normale, sappiamo che tutti i top club lavorano così, quindi sicuramente un piano B c'è e il nome che hai fatto di Balogun è un nome concreto, cioè uno dei giocatori per cui l'Inter tra maggio e inizio giugno si è informata a livello di prezzi, ha parlato con gli agenti, lo stesso ha fatto anche il Milan, tante squadre, incluso il Lipsia che poi ha preso Tendà, che era uno dei giocatori che l'Inter stava osservando, ma poi è andato via a prezzi comunque molto importanti, siamo oltre i 40 milioni più bonus nell'acquisto record della storia dell'Lipsia, quindi sono giocatori che costano e da quello che mi risulta anche per Balogun c'è un apprezzamento, ma chiaramente non c'è trattativa oggi perché l'Inter è focalizzata su Lukaku, ma quando l'Inter ha parlato con l'Arsenal ha capito che comunque i prezzi del giocatore, parlo di qualche mese fa, il prezzo del giocatore fosse molto alto, eh? Un prezzo che supera nella loro testa i 40 milioni di pound. Ha fatto molto bene a Reims, adesso è un nazionale americano, titolare nazionale, quindi non è neanche quella un'operazione semplice. Per questo io credo che l'Inter fino in fondo proverà chiaramente a prendere Lukaku. Balogun è uno dei nomi da osservare perché il giocatore sta aspettando. Da quello che ho capito anche da chi è vicino a Balogun, il ragazzo sta aspettando di capire come andrà questo domino di grandi attaccanti, da Lukaku a Kane a tutti gli altri che si possono muovere nei prossimi giorni e poi tra la fine di luglio e l'inizio di agosto vedere quali saranno le opportunità reali. Quindi non diciamo che sta aspettando l'Inter, ma sta aspettando quel tipo di club che possa essere l'Inter, il Milan o qualsiasi altro vada su quel tipo di attaccante. Però ad oggi l'Inter sta assolutamente lavorando, direi, solo su Lukaku. Daniele. Eccomi.